Nel 1907 Gabriele D'Annunzio entra nel San Francesco di Arezzo, si ferma davanti ai murali con la leggenda della vera croce e dice: in San Francesco è Piero e il suo giardino. E aggiunge: come davanti ad un giardin profondo io stetti, o Piero della Francesca. E non c'è chi non veda come quel giardino profondo sia già la poetica prefigurazione della sintesi prospettica di forma-colore che è la veloce formula definitoria dello stile di Piero della Francesca che Roberto Longhi, 20 anni dopo, nel 1927, consegnò alla sua celebre monografia. Questi versi sono scritti, sono editi nelle Città del Silenzio. No? Gabriele D'Annunzio, che aveva capito tutto, va detto, della magica bellezza dell'Italia, scrive una serie di poesie dedicate a quelle che lui chiama le Città del Silenzio. Ferrara, Mantova, Rimini, Arezzo. Ed è singolare che queste poesie dedicate alle Città del Silenzio siano contemporanee alle riflessioni che fa Bernard Berenson proprio negli stessi anni nei suoi saggi sul Rinascimento italiano a proposito dello stile di Piero della Francesca. E dice Berenson, parla della non eloquenza di Piero della Francesca. Dice: l'impersonalità è il dono più grande che Piero della Francesca ci fa. Il suo distacco dalle contingenze della storia è il suo vero carattere distintivo. E allora queste due cose. Da una parte il formalismo, cioè la bellezza dei rapporti proporzionali, la profondità prospettica, il giardino profondo, appunto, di cui parla D'Annunzio. Dall'altra, la non eloquenza, questo senso di ancestrale distacco che proviamo di fronte alle pitture di Piero della Francesca. Ecco, queste cose insieme, questo mix di suggestioni e di emozioni hanno costruito l'immaginario, il mito appunto, la mitografia di Piero della Francesca che tanto ruolo ha avuto nella storia dell'arte italiana in uno dei periodi più belli, più felici, più fecondi della sua storia, cioè a dire nella prima metà del XX secolo. Ecco allora che, scusatemi ma sono influenzato, però non potevo mancare a questa occasione. Ecco perché la mostra si disloca proprio su questa riflessione. Come il mito di Piero della Francesca, costruito fra 800 e 900, e la mostra documenta i momenti, i passaggi, i tempi di questa graduale costruzione, abbia influito nell'immaginario degli artisti della modernità e abbia prodotto i risultati che chi attraverserà la mostra capirà. Voi vedrete fra poco che la mostra del San Domenico è una specie di percorso di gioco degli specchi, attraversando prima le opere di Piero della Francesca e della sua scuola, la sua irradiazione nell'Italia del 400, la visione secondo prospettiva che occupa e popola le città d'Italia, da Roma a Venezia, da Urbino a Rimini e un po' dappertutto nel nostro paese. Da qui si entra negli effetti di Piero della Francesca nella pittura della modernità e sostando di fronte a Donghi o a De Chirico, di fronte a Cagli o a Ferrazzi, di fronte a Campigli o a De Chirico, noi capiamo che nella loro opera c'è sempre un riscontro, un riflesso, una citazione da qualche idea
che viene dalle opere di Piero della Francesca. Noi abbiamo tentato questa volta, sotto il nome di Piero della Francesca, sotto l'epigrafe di Piero della Francesca, una cosa che nessuno aveva mai messo in opera prima, cioè studiare l'effetto che un grande artista del Rinascimento, Piero della Francesca, ha prodotto nella storia artistica della modernità italiana. Questo non l'aveva fatto nessuno ed è una conferma che le mostre del San Domenico sono sempre operazioni di ricerca critica. Lo sono sempre state, con esiti più o meno brillanti, ma sempre onesti, voglio dire. Non abbiamo mai riciclato cose prese dal fuori. Ogni volta era un'operazione autonoma e originale di ricerca. Quella di quest'anno è stata particolarmente delicata, particolarmente difficile, particolarmente diramata. Il numero e la qualità dei cooperatori che prima Gianfranco Brunelli ha citato ve lo fa capire, ma io credo di poter essere legittimamente orgoglioso del risultato. Vedrete che vi piacerà anche l'allestimento, anche i colori che sono stati scelti, quindi un grazie allo studio Lucchi, è doveroso perché una volta di più ha dimostrato di essere bravo, così come, ma ormai è stato detto e ripetuto più volte, dobbiamo tutti noi speciale gratitudine a Gianfranco Brunelli per l'immane lavoro di ricerca, di persuasione, di convincimento, di minuziosa seduzione, no? Per ottenere prestiti, per convincere collaborazioni di ogni genere, ha dovuto dispiegare. E il risultato poi lo vedrete tutti quanti, del nostro lavoro, io credo che sia legittimo e onesto essere stasera orgogliosi. Grazie.